very happy with two goals. The team played a very strong match. The first goal from Lancini, very important for us, and we're happy to have the victory today. Filippo? Beh, siamo felici per il successo, felici per la doppietta, una vittoria importante. This is your first double in Novara. Sì. Okay, so what are your feelings? Yes, it's important for me to build from the last match. I scored my first goal of the season, and now to score another two today. Hopefully it can continue and we can continue to get results. Ti sei sbloccato di piede, Filippo, se poi puoi tradurre. Ti sei sbloccato di piede a Busto Arsizio, oggi di testa, hai fatto un gol alla Eastern Ungaro per la doppietta e stai tornando ai tuoi livelli. Are you coming back on your level now from the last season, last part of last season? Yes, I think together the team is starting to come together and myself I feel the form and the goals are coming back and starting to feel comfortable in my position and hopefully it can continue. Sì, no, dice che si sta trovando bene, effettivamente anche lui sente di essere cresciuto, sente la fiducia della squadra e anche sta ritrovando la sua posizione, quindi sta ritrovando poi il livello che dicevamo prima. E chiediamo un po' se quanto è importante questa vittoria. How is important this victory for the team? Of course it's very important for us. We know every match, especially at home, we need to fight to win, and today we did that. Every player for 90 minutes, we came together and we got the results we needed. Sì, ci hanno lottato tutti insieme, è fondamentale vincere, soprattutto perché siamo in casa, dopo il pareggio con la Copata, hanno lottato tutti insieme, questa è stata un po' la chiave, secondo me. Massimo? Hai avuto dei bellissimi assist, chi vuoi ringraziare in particolare? Someone you can want to say thanks for the team, Dimuno, yes, to us. Dimuno, brilliant today, two magic assists for me, and he knows I told him thank you very much. It was a beautiful, beautiful assist. Easton, l'inizio di questa stagione hai trovato delle difficoltà, hai sentito un qualcosa che si stava rompendo o hai mantenuto la calma e hai detto tornerò ai miei livelli? How did you live this moment when you didn't score as you did last year? How did you live this moment? It's normal for strikers. You don't always score every game, so you need to just continue every day to work hard and try your best, and eventually it comes. Dice che per un attaccante ci sta di imparare comunque a conviverci e poi alla fine si è sbloccato, quindi l'ha vissuta nella giusta maniera.